Il prossimo 13 settembre, dopo 46 anni di attività e per la prima volta nella sua storia, l'autodromo del Mugello ospiterà un gran premio di Formula 1. Un appuntamento spinto nel calendario dalla pandemia di Covid-19 che ha cambiato faccia alla stagione 2020 della Formula 1. Ma allo stesso tempo un appuntamento che un po' tutto il mondo dei motori attende. Perché il Mugello Circuit è ritenuto uno dei tracciati più belli al mondo e perché quel 13 settembre, in quella che sarà la nona gara del campionato 2020, la Ferrari celebrerà il suo Gran Premio numero 1000 in Formula 1. Ed essendo la Ferrari la scuderia più prestigiosa, longeva e vincente al mondo, festeggiare tale data al Mugello, circuito di proprietà del Cavallino Rampante, renderà l'esordio dell'autodromo ancora più speciale. Insomma, c'è tanta storia in ballo e poi, lo sappiamo, le prime volte generano curiosità ed entusiasmo. E allora proviamo a entrare nel dettaglio della corsa che si svolgerà il 13 settembre nella struttura alle mie spalle. Sulle colline intorno a Firenze si corre da più di un secolo e le prime gare si svolgevano sul circuito stradale del Mugello. La partenza era proprio qua, a Scarperia, a pochi chilometri dall'attuale autodromo. Il circuito stradale del Mugello era il Nürburgring di casa nostra, una serie di strade statali sulle quali venivano organizzate gare automobilistiche leggendarie e dove dal 1914 fino al 1970 si sono sfidati grandi del volante e grandi case costruttrici. La passione per i motori era forte insomma in Mugello e c'era voglia di una sede più sicura per le corse. Nell'impossibilità di mettere in sicurezza i 67,5 km del percorso stradale, così fu pensato a un autodromo permanente. Nel febbraio del 66 venne presentata la prima bozza del circuito, molto diversa dall'attuale, ma già ovviamente caratterizzata dal terreno ondulato. È nel 72 che l'Automobile Club di Firenze inizia su di un'area di 170 ettari la costruzione di un impianto fisso, di un autodromo vero e proprio. L'incarico della progettazione del nuovo tracciato viene assegnato all'ingegner Gianfranco Agnoletto e il 23 giugno del 1974 la pista viene inaugurata. Il tracciato di allora è praticamente lo stesso di oggi, con curve e pendenze che esaltano i piloti e che ricordano le difficoltà di quello che fu il circuito cittadino. Nel 1988 la Ferrari ha acquistato il Mugello Circuit e iniziato una serie di lavori di miglioramento. L'iconico casco alle mie spalle, ad esempio, è del 2008. Questa serie di lavori ha reso l'autodromo uno dei più belli, sicuri e all'avanguardia al mondo. Basti pensare che l'autodromo ha vinto per 5 volte il premio come miglior circuito mondiale di motociclismo. Il Mugello Circuit, insomma, è una delle piste più amate dai piloti del motomondiale e una delle più apprezzate dagli appassionati delle due ruote. Ma è il momento di parlare di quattro ruote e, nello specifico, di Formula 1. Già, perché come detto, questo è un anno particolare. Dopo aver ospitato il motomondiale per la prima volta nel 1976, dal 1994 in poi, per 26 anni consecutivi, il circuito del Mugello ha ospitato il Gran Premio d'Italia del motomondiale. Non quest'anno però, a causa del coronavirus. Il Mugello ha infatti rinunciato ad organizzare la tappa del motomondiale, ma ha sfruttato l'occasione per entrare nel calendario di Formula 1 per la prima volta nella sua storia, come detto. L'Italia è da sempre legata alla Formula 1, avendo un Gran Premio nazionale dal 1950, anno della fondazione del campionato. Ad oggi tutte le edizioni del Gran Premio d'Italia di Formula 1 si sono disputate a Monza, tranne una, quella del 1980, andata in scena ad Imola. Imola, che oltre a quella singola gara da Gran Premio d'Italia, in Formula 1 ha ospitato tutte le 26 edizioni del Gran Premio di San Marino dal 1981 al 2006 e che, come sicuramente sapete, quest'anno tornerà in calendario per quello che verrà chiamato Gran Premio dell'Emilia-Romagna. Monza ed Imola, insomma, rappresentano la tradizione italiana in Formula 1, ma se pensate che il Mugello Circuit sia il terzo tracciato italiano ad ospitare un Gran Premio delle monoposto di Formula 1, vi sbagliate. Il Mugello sarà infatti il quarto luogo in Italia ad ospitare una gara ufficiale del Mondiale di Formula 1, dato che nel 1957, prima del Gran Premio d'Italia in programma a Monza, le Formula 1 corsero in quello che prese il nome di Gran Premio di Pescara. Vinse Stirling Moss, che anticipò Juan Manuel Fangio sul traguardo in una gara che ancora oggi è nel Guinness dei primati, dato che il circuito cittadino di Pescara, che misurava oltre 25 km, è ancora oggi il circuito più lungo dove si sia mai disputata una gara di Formula 1.
Peraltro la stagione 1957 fu assolutamente particolare, con Enzo Ferrari che decise di disertare le gare in Italia in aperta polemica con la magistratura. Ma questa è un'altra storia che magari affronteremo più avanti o in un altro momento. L'autodromo del Mugello sorge interamente all'interno del comune di Scarperia e San Piero e, come detto, dal 1988 la struttura è di proprietà della Ferrari. Quindi la Formula 1 al Mugello non è una novità assoluta. Recentemente la Ferrari ha proprio svolto una seduta di Filming Day all'interno dell'autodromo del Mugello e negli anni sono stati tanti i test svolti dalle varie scuderie di Formula 1 tra le curve dell'autodromo. La Ferrari, ad esempio, ha costruito parte dei successi di Michael Schumacher al Mugello e sempre al Mugello. Nel 2001 un giovane Alonso, agli inizi del suo cammino in Formula 1, testava la sua Minardi. Al termine dei test di Formula 1 del maggio 2012, Mark Webber addirittura si espresse così. In termini di soddisfazione, 10 giri sull'asciutto al Mugello valgono quanto 1000 ad Abu Dhabi. Un bel apprezzamento da parte del pilota australiano. A provare una Formula 1 al Mugello non solo piloti di Formula 1, però. Anche Valentino Rossi, che al Mugello ha vinto 8 volte tra 125, 250 e MotoGP, ma sembra essere rimasto piuttosto impressionato dal test con la Formula 1. Aspetta, al Mugello ci hai girato anche addirittura con la Formula 1, con la Ferrari, mi sa. Sì, con la Ferrari, sì. E dà gusto anche con la Formula 1 girare? Dà gusto anche con la Formula 1? Fa paura con la Ferrari, con la Formula 1 fa paura. Al di là dei test di qualche evento Ferrari in cui gli appassionati hanno potuto vedere qualche monoposto in pista, al di là dei pareri positivi raccolti e di un susseguirsi di voci su di un possibile approdo al Mugello, solo in questo 2020 il sogno di ospitare un Gran Premio di Formula 1 diventerà realtà. L'evento, seppur a porte chiuse, sebbene arrivi in un anno di non grande competitività per la Ferrari, sarà una festa del motorismo italiano. La tappa del Mugello, il nono appuntamento del mondiale, arriverà una settimana dopo il Gran Premio d'Italia a Monza e, come già detto, la corsa, che avrà la denominazione ufficiale Formula 1 Pirelli Gran Premio della Toscana Ferrari 1000, rappresenterà un traguardo storico per la scuderia Ferrari, che raggiungerà quota 1000 Gran Premi nella massima espressione del motorsport. Siamo abituati a vedere le MotoGP volare sulle curve del Mugello. Negli anni, le staccate alla San Donato, i duelli nel passaggio Casanova-Savelli e poi le battaglie alla Bucine hanno regalato immagini da leggenda. Ma la velocità di una corsa di Formula 1 rappresenterà senz'altro qualcosa di nuovo. Per dare un raffronto, Marc Márquez è il detentore del record di pista sui 5.245 metri d'asfalto dell'autodromo del Mugello. Il 2 giugno 2013, lo spagnolo ha fermato il cronometro ad 1 minuto 47 secondi e 639. Secondo il sito del Mugello Circuit, invece, il record ufficioso di una Formula 1 al Mugello appartiene a Rubens Barrichello, che 9 anni prima del record di Márquez, ovvero nel 2004, fece segnare un 1:18.704, circa 30 secondi più veloce del record della MotoGP. Ed è evidente che le odierne Formula 1 potranno ulteriormente ampliare il gap. Il tracciato dell'autodromo è caratterizzato da un rettilineo in salita lungo 1 km e 141 metri, da cambi di pendenza, il dislivello complessivo è di 41,19 metri, tratti veloci, curve cieche e impegnative. La lingua d'asfalto, lunga come detto 5 km e 245 metri, è larga tra i 9,6 e i 14 metri e si snoda in 15 curve. Quindi sì, ufficialmente le Biondetti vanno contate come due curve, la Biondetti 1 e la Biondetti 2. Delle 15 curve, 6 sono a sinistra, 9 invece a destra. Nell'ambiente dei motori, qualcuno ha ipotizzato che il circuito, proprio per la sua conformazione, sia più adatto alle moto che alle auto. Ora, il cronometro mi farebbe dire che non ci sono grossi problemi per la Formula 1 se una di queste monoposto riesce a girare 30 secondi più veloce di una MotoGP. Ma se non bastasse questo, aggiungiamo anche il parere di un progettista, di uno che le piste le disegna, costruisce e ristruttura come Jarno Zaffelli. Perplessità di compatibilità dovrebbero essere ulteriormente fugate poi dal costante rinnovo della licenza di grado 1 dell'autodromo da parte della FIA. Insomma, per la FIA è certo che al Mugello si può correre con le Formula 1.
Nonostante il Mugello non rispetti alcuni dei parametri che la Formula 1 ritiene necessari per i nuovi Gran Premi che entrano nel Circus, infatti, il regolamento prevede anche che possono essere approvati circuiti già esistenti che non rispettano tali misure, ma su cui si svolgono regolarmente competizioni nazionali. Che è un po' come dire, ok, ho delle regole, delle misure da rispettare, ma poi alla fine vado a correre dove mi va. E se voglio correre al Mugello, ci corro. Il Mugello rientra nei limiti di lunghezza del tracciato, visto che per la Formula 1 sono prese in considerazione le piste tra i 3,5 km e i 7 km. E il Mugello si colloca proprio in mezzo a questi due valori con i suoi 5 km e 200 metri. Mentre ad esempio Monaco non arriva al limite minimo per un centinaio di metri, mentre Spa-Francorchamps in Belgio è 4 metri oltre il limite dei 7 km. La larghezza minima della pista richiesta in Formula 1 è invece di 12 metri, con il tratto compreso tra la griglia di partenza e la prima curva che dovrebbe essere almeno di 15 metri. Il Mugello ha invece una larghezza massima di 14 metri, ma ad esempio la pista olandese di Zandvoort, di recente approvata dalla Formula 1, ha una larghezza di 9 metri e mezzo. Monza, dove si correrà a breve, e l'Hungaroring, dove si è corso di recente, hanno una larghezza di 10 metri, mentre Barcellona, in Spagna, ha un circuito di una larghezza di 11 metri. Insomma, facciamo prima se metto una lista. In definitiva, dunque, la teoria sul Mugello troppo piccolo, come ho letto e sentito sui social, semplicemente non tiene, e non perché le Formula 1 corrono a Monaco. E già sarebbe una risposta, ma perché gran parte dei circuiti di Formula 1 presenti nel mondiale hanno caratteristiche simili al Mugello. L'attesa per la Formula 1 al Mugello, insomma, è enorme e per il momento tocca accontentarsi di simulazioni e videogiochi. Ancora un mese ad un appuntamento storico per la Ferrari e per il territorio. Pista emozionante e tecnica, auto veloci alla follia in dritta e praticamente incollate all'asfalto in curva. Agli elementi del grande spettacolo mancherà sicuramente il colore del pubblico e certo anche un po' di competitività tra le squadre in gara. La Mercedes ha praticamente in tasca il suo 7° campionato del mondo consecutivo e la dinastia di Hamilton sembra destinata ad eguagliare quella di Schumacher, con il pilota inglese che vincendo il campionato di quest'anno centrerà il 4° mondiale consecutivo e soprattutto il 7° personale, andando ad eguagliare proprio Schumacher. La Ferrari in questa stagione invece non è in grado di dare battaglia per il titolo e per il momento è terza nel mondiale costruttori, alle spalle appunto dell'imbattibile Mercedes, ma anche della Red Bull. Charles Leclerc, ormai prima guida della Ferrari, è comunque riuscito a regalare due gioie ai ferraristi, spingendo una macchina poco competitiva sul podio per ben due volte. La prima con il secondo posto in Austria, la seconda con la terza posizione nel Gran Premio di Silverstone in Inghilterra. Chissà se la rossa riuscirà al Mugello Circuit a celebrare i suoi 1000 Gran Premi in Formula 1 almeno con un podio. Servirà ovviamente fortuna, servirà lavoro e servirà tanto talento, ma soprattutto servirà un po' di tempo per capire chi riuscirà ad aggiudicarsi il Gran Premio di Formula 1 al Mugello. Fino a quel momento, ovviamente, in attesa del Gran Premio, un arrivederci e un appuntamento alla prossima. Ciao!